Buongiorno, buongiorno, ciao e benvenuti a un video call di, e non so se riuscite già a capire dal fieno che fuoriesce qui dalla scatolina e dalla classica plastichetta rossa dentro la quale in genere c'è la letterina. Questo è un video call di A Mountain. Vedete qui anche un pollice, così un po' qualcuno ha attentato, ha fatto un attentato alla salute del mio pollice. In realtà io stessa, perché ho comprato un nuovo coltello. Voi sapete che negli ultimi tempi io mi cimento spesso nell'acquisto e nell'uso di coltelli. Ho comprato un nuovo coltello. La lama era troppo affilata, non ci sono abituata perché uso molto i coltelli. Tutti quelli che sono in casa mia hanno la lama consumata ed è per questo che ne devo comprare di nuovi. E niente, nel tentativo di affettare è partito anche un pezzettino di pollice, ma la feritina in realtà è minuscola, solo che volevo coprirla bene i primi giorni perché per questioni igieniche. E allora, questo è il video haul di A Mountain. E apro, ho messo qui sempre per questioni igieniche, ho messo qui delle simpatiche bustine del Rewe. Il Rewe è un supermercato tedesco, perché altrimenti mi si riempie la stanza di fieno e non mi sembra il caso veramente. Allora, qui c'è un pacchettino compatto proprio di fieno, non so se riuscite a vedere, e questo verrà smantellato e portato immediatamente a chi ha animaletti che possono apprezzare appieno questo bel lettino, questa bella piattaformina di fieno. E qui dentro vedete già i prodotti. C'è qualcosa di nuovo, infatti io sono un po' titubante perché questa scatolotta qui non avevo mai visto da Hey Mountain una scatolotta. Chissà che c'è qui dentro. E allora tiro fuori la scatolotta e tiro fuori il pacchetto. Ho fatto un ordine piccolo, tra l'altro. In questo ordine piccolo non è compreso niente per Stefan, perché Stefan in questo periodo è fuori sede, non ha domandato niente, quindi io non gli ho preso niente. Per là avevo pensato di prendergli qualcosa, comunque qualcosa che io so che a lui possa piacere, poi o lui mi ridà i soldini oppure glielo regalo, perché in genere lui prende le Bade Tabs, le Bade Tabs. C'era una volta una pubblicità del Dixan fatta da un signore che non si vede più in giro e che si chiamava Andrea Giordana. Andrea Giordana passava per Grambellone un tempo sul panorama, nel panorama dello spettacolo italiano, e indossava sicuramente, aveva in faccia sicuramente una dose eccessiva di fondotinta e portava già la dentiera. Allora, in questa pubblicità del Dixan, lui parlava di Dixan Tabs, e quindi quando io dico Tabs mi viene sempre in mente questo Tabs. Allora, per Stefan dicevo, prendo sempre delle Tabs, lui prende sempre le Tabs da bagno, no? Queste cosine da bagno trapezoidali che tuffate nell'acqua della vasca da bagno incominciano a fare fzzz, e si sciolgono facendo tutto un friccicorio piacevole. E quelle sono tra le cose che costano meno sul sito di A-Mountain, perché costano in genere tra i 5 euro e i 5,20 euro, e to a esagerare 5,70 euro. Quindi ho pensato, ne prendo qualcuna che mi ricordo, una di quelle che piace a Stefan, poi lui o mi ridà i soldi o gliela regalo direttamente. Poi non mi ricordo più se l'ho fatto oppure no, ma mi sa che non l'ho fatto perché avevo fretta di sbrigarmi a concludere l'ordine e in quel momento non mi ricordavo quali sono le tabs che piacciono a Stefano. Comunque, il sito di Emount non scappa, è sempre lì, c'è sempre tempo per prendere delle tabs o quant'altro. Prima di cominciare a scartare tutto, così poi verifichiamo insieme se c'è tutto quello che ci dovrebbe essere, vi faccio vedere qui un pezzo di letterina. In questo pezzo di letterina, questo è l'elenco delle cose che ho acquistato. Ho acquistato I'm Going Bananas Soap, il sapone che si chiama I'm Going Bananas
ananas perché ho il douche gel, ho lo shower gel e l'odore mi piace tantissimo, lo trovo anche molto molto delicato sui capelli, sul corpo, mi piace veramente tanto, è la mia profumazione del momento insieme alla Choco Coco, però la Choco Coco non si trova più perché era un'edizione natalizia, ma mi vedete parlottare della collezione Choco Coco di cui praticamente mi sono comprata tutto tranne lo scrub sotto Natale, dopo Natale, subito dopo Natale, non mi ricordo più, e mi vedete parlottare della collezione Choco Coco nei video dei favoriti del mese. Poi ho ripreso la More Coffee Please Face Mask, infatti questo ordine è stato dettato dal fatto che la More Coffee Please mi era finita. Poi ho preso la Josephine Body Cream, questa è stata la seconda o la prima crema da corpo in assoluto di A Mountain che io abbia mai preso, ormai più di 2 anni fa, e ha un profumo che si accorda bene con I'm Going Banana Soap, per questo l'ho presa, perché voglio fare l'accoppiata qui. Io non l'ho mai fatto, tra l'altro, io non sono mai stata una fanatica di A Mountain come le fanatiche di A Mountain che chiacchierano sul forum di A Mountain, chiaramente in tedesco, e che quando comprano su A Mountain comprano una profumazione e di quella profumazione comprano tutto e poi escono di casa la mattina essendosi lavate con lo shower gel di A Mountain, essendosi messe la hair cream di A Mountain, essendosi messe la crema per il corpo di A Mountain e quant'altro, tutto il possibile e immaginabile, tutto accordato nella stessa profumazione, in un'unica profumazione. Io non sono mai stata così. Dall'inizio del 2013 però sto facendo le mie prove perché mi è capitato di investire soldini e speranze nella collezione limitata Choco Coco, di cui ho comprato vari pezzi, quindi tutte cose, crema per il corpo, sapone per lavarsi, crema per i capelli, tutto con la stessa profumazione, e quindi ho incominciato a constatare che effettivamente però è carino uscire la mattina di casa, tutti belli odorosi, profumati, con una stessa profumazione divisa in svariati prodotti. E certo, però costa, è un po' costoso per le tasche. Quindi, dicevo, ho preso la Josephine Body Cream per accordarla alla I'm Going Banana Soap e anche lo shower gel. Che non mi ricordo come si chiama in questo momento, ma sempre qualcosa con banana, bananas. E il prezzo di tutto l'ordine è stato questo, quindi 34,95 euro. Poi qui vi volevo far vedere, questo è scritto tutto in tedesco, ma è un esempio di quello che voi potete scrivere nello spazio che il sito di Hey Mountain vi lascia a disposizione da riempire con quello che volete, poco prima di inviare il vostro ordine. Poco prima di fare clic sul vostro ordine. Allora, io prima di tutto ho scritto i miei desideri e ho scritto: Hi, hey Mountain Team, ich hätte gerne Pröbchen von. Questa frasetta, ich hätte gerne Pröbchen von, significa mi piacerebbe avere, avrei volentieri delle provine di. Proprio letteralmente, ich hätte gerne significa avrei volentieri ed è il modo gentile di chiedere qualcosa, di esprimere un desiderio. Gerne significa volentieri, Pröbchen significa proprio provine, probe significa prove e con la terminazione cien significa provine e von significa di. E quindi ho chiesto il Du riechst so gut Double Shot Body Cream, ho chiesto una provina di Double Shot Body Cream, poi una provina di body cream normale che si chiama Dream a Little Dream, e poi una provina di Valley de Mai, Double Shot Body Cream, che è la loro edizione limitata per San Valentino, era la loro edizione limitata per San Valentino, e poi ho chiesto una provina di hair cream che si chiama The Trouble With Me Is You. E poi naturalmente ho ringraziato perché essere gentili è importante quando si fa qualcosa con i tedeschi, e quindi ho scritto Vielen Dank.
E poi di actuelle parole. La parole, avete capito, è quella cosa, quel pezzo di canzone che vi arriva con la newsletter, se vi iscrivete alla newsletter, e copiandola e incollandola qui dentro avete diritto a vari omaggi in regalo. Allora, questa era, mamma mia, quanto tempo ci sto mettendo. Tra l'altro devo anche uscire di corsissima. Allora, apro questa cosa sperando di non farmi ulteriormente male. Questi giorni devo stare un po' attenta perché apro questa cosina qui, così non era mai capitata una scatolina, e veramente vorrei sapere che c'è dentro questa scatolina. La scatolina è incartata con le pubblicità dei supermercati, questo è molto bello. Con le pubblicità che mettono dentro la posta dei supermercati, vediamo che supermercato c'è vicino alla sede di Haymountain. Fantastico, non lo so perché non mi sembra un supermercato che io conosco, boh, non lo so. E comunque, la pubblicità di un supermercato, che diavolo c'è qui dentro? Scusa, eh? C'è una pigna, c'è una cosa fatta a forma di pigna con un nastrino. Questa è la primissima volta in assoluto che arriva una cosa del genere. E questo è un goodie, vedete? È un goodie perché c'è scritto goodie, ossia è una delle cose che mi è arrivata in regalo perché ho copiato e incollato la parola. Ed è cioccolatino! È cioccolatino, che diavolo è? È un Bade Tab! Ah, fantastico! Quindi Stefano avrà la sua Bade Tab ed è un omaggio di Hey Mountain, anche se Valentina, cattivella, non ha perso 5 minuti a tentare di ricordarsi quali sono le Bade Tabs preferite di Stefano. Di che profuma sto cioccolatino? Di cioccolatino, di cioccolata mista, profumo fresco di sapone, come se uno si fosse mangiato le mani, certo, si fosse lavato le mani e poi con le mani appena lavate fresche di sapone avesse mangiato un cioccolatino. E l'odore che poi si ritrova sui polpastrelli è lo stesso odore di questa Bade Tabs cioccolatino. E quest'altra cosa, questo è il mio saponcino, questo è I'm Going Bananas Soap, che come tutti i saponi cremosi di Hey Mountain sembra pongo, è malleabile, cicciottino e malleabile. Quanto mi fa strano vedere nel monitor il mio pollice così tutto fasciato con questo cerottino sciocchino. Questo è un cerottino, tra l'altro, che ho ritagliato io di questa misura, perché in Germania è un po' impossibile trovare dei cerotti decenti. Allora, per comprare un cerotto che non ha l'adesivo che ti scartavetra la pelle, devi comprare il cerotto a metri praticamente, e poi te lo devi customizzare, te lo devi tagliare come ti pare. E qui dentro c'è il pacchetto delle cose sia delle cose che ho ordinato, sia delle provine. Sono sempre curiosa di vedere se le provine effettivamente, adesso come faccio? Non vorrei sporcare i vasettini, perché il fieno si appiccica ai vasettini, poi me lo porto in bagno, questo non mi piace, insomma sono un po' sensitive, come si dice, un po' sensibile a questo, all'argomento di non sozzare tutta la casa per un pacchetto di Hey Mountain. Allora, c'è la More Coffee Please, tutta bella, nuova, nuova, fantastica. Questa la conoscete già, è la mia maschera per la faccina, per eccellenza, l'unica che usi tra l'altro, non sono molto appassionata di maschere per la faccia. Mettiamo qui, che mi sembra l'unico posto in cui non c'è ancora sporco. Poi c'è questa che è Du Riechst So Gut Double Shot Body Cream. Quindi questa c'è. Sono sempre molto curiosa di vedere cosa mi hanno mandato come provine. Eccola, è questa Du Riechst So Gut Double Shot Body Cream. Ta-da! Perché a volte si sbagliano, a volte fanno decisamente di testa loro, nonostante i desideri espressi. E poi c'è quest'altra che è The Trouble With Me Is You Hair Cream, e anche lei l'avevo chiesta, ed è qui sotto: The Trouble With You Is Me. Perfetto, c'è tutto, e questo è molto bello. E poi c'è, che cosa c'è? Dream a Little Dream, anche body cream, anche questa l'avevo chiesta. Dream a Little Dream, così.
Quindi mi sembra che ci sia tutto. No, chiaramente manca qualcosa, perché doveva mancare qualcosa. Manca Vallée des Mailles Double Shot Body Cream, che era l'edizione limitata di San Valentino. E chi non se l'è comprata a San Valentino e adesso rimane con un palmo di naso. Che bello, non dicevo più con un palmo di naso, forse da buoni 15 anni. E poi qui dentro l'unica cosa che... Ah no, eccola qua, eccola qua, eccola qua. Forse è lei la Vallée des Mailles. Vale, non ti buttare giù. Nutri speranza. Speranza è sempre l'ultima a morire. È vero, caspita. Vale mai Double Shot Body Cream. Certe volte, sapete, certe volte. Perché gli ultimi ordini, negli ultimi ordini che io ho fatto da Hey Mountain, c'era sempre qualcosa che non andava. E per quello sono così, sono disfattista a priori. Perché mi immagino che ci deve essere anche in questo qualcosa che non va. Invece, magicamente, in questo ordine di Mountain è tutto a posto, va tutto bene, incredibile, non succedeva più da un sacco di tempo. E questa è la mia cara Josephine Body Cream, che ha un profumo carino, dolce, zuccheroso. E loro vi dicono sul sito che profuma di banana, in realtà è una banana molto künstlich, si direbbe in tedesco, una banana molto artificiale, che non ha niente a che fare con la banana vera. A proposito, prima di uscire mi devo ricordare di inglobarmi un paio di banane perché sì, perché altrimenti ne ho un quintale qui dentro casa e se non mi ricordo di mangiarle ogni giorno poi mi diventano troppo nere, poi insomma vanno sprecate, non vengono gustate al meglio e siccome io le copro le banane con un simpatico tovagliolino perché questo gli evita di diventare nere immediatamente e così posso gestire la loro maturazione giorno dopo giorno senza farle maturare tutte insieme, facendo maturare solo quelle che mi interessano. È così. La gestione delle banane è sempre un argomento tedioso, però interessante per gli appassionati del settore. Quindi la Josephine Body Cream non ha niente a che fare con l'odore della banana, però ha un odore artificiale che sì, si potrebbe chiamare di banana, ma in realtà di caramelle alla frutta, qualcosa di questo genere. Quindi la Vallée des Mailles è arrivata, la provina che io temevo non mi fosse arrivata. L'odore è un odore, un buon odore, ma da signora, un odore da signora, come diceva sempre un mio ex amico, cioè una persona che era mia amica, che adesso non conosco più, non so più che fine abbia fatto. Quindi c'è un odore da signora per questo Vallée des Mailles Double Shot Body Cream. Vediamo di che cosa odorano le altre cose. Dreamily a Dream. Sentiamo, sentiamo. Sì, questo è profumato questo è lavanda, che più che chiaramente, più che evidentemente è lavanda, lavanda. Lavanda a piccole dosi mi piace tantissimo. C'è un sapone per radersi su Hay Mountain alla lavanda che Stefano usa molto volentieri. Quello ha l'odore di lavanda più strepitoso che mi sia mai capitato di inalare, veramente. E poi c'è la Durich So Gut, questo lo so già di che cosa odora. Avrei voluto prendere la confezione intera della body cream, ma per casa io ho già tante creme per il corpo che aspettano da un sacco di tempo di essere utilizzate. E già non avrei dovuto prendere questa body cream. Già sono stata cattivella a prendere questa body cream. Non volevo prendere anche la Durich So Gut, ma la Durich So Gut in tedesco significa hai tu profumi così bene, che non si dice in italiano, ma insomma, tu hai un buon profumo, tu hai un profumo così buono e questa ha un profumo di profumi antichi, anni 70, anni 80, Givenchy, queste marche qui. E mi ricorda molto certi profumi che portava volentieri mia madre ed è un profumo proprio buono. E la Vallée des Mailles, un po' è sulla stessa, è nella stessa direzione, va nella stessa direzione come profumazione, cioè sono profumi da signora. E quindi queste creme per il corpo sono le creme che mi metto quando ho appuntamento con una signora. E poi c'è questo, The Trouble With Me Is You. Questa è una profumazione inedita per quanto mi riguarda, non l'ho mai annusata.
Carina, profumazione zuccherosa. Questa fa parte delle profumazioni infantili e zuccherose. È molto carina. C'è, rintraccio anche un lieve profumo spritzig in tedesco significa frizzante, limonoso, agrumato, ma è zuccherosa come profumazione. Zuccherosa bambinesca. Questo video haul si conclude qui perché mi sembra di aver detto tutto, di aver fatto sufficiente disastro in questa sezione, in questo angolo di questa stanza. E quindi vi saluto, vi ringrazio. Oggi questo video è andato in onda ed è stato registrato senza la solita seccatura costituita dall'anelletto qui e dal coperchietto dell'obiettivo, perché mi sono ricordata di toglierlo. Solitamente è appeso alla fotocamera ed è per questo che penzola in continuazione davanti alla fotocamera, mentre invece adesso mi sono ricordata magicamente di toglierlo. E quindi ciao a tutti, vi ringrazio, ciao anche a tutte. Sono rimasta con la curiosità su che diavolo era questa pubblicità, perché non ho capito di che diavolo di supermercato fosse questa pubblicità, ma forse la pubblicità di un supermercato che vende i prodotti per gli animali, ma chissà. E va bene, ciao, ciao, ci siamo visti, ciao, 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 ciao.